Oggi è successo proprio di tutto. Noi becchiamo l'Austria, la Danimarca, con un'impresa praticamente da eliminata, riesce a passare il turno per Eriksen, per il suo compagno. Giornata pazzesca, veramente pazzesca. Partiamo da oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio l'Austria ha demolito, sotto tutti i punti di vista, l'Ucraina, veramente inesistente. E sarà il nostro avversario negli ottavi di finale, Italia-Austria. Non possiamo e non dobbiamo avere paura dell'Austria, bisogna rispettarli, questo sì, però l'Italia è nettamente più forte. Quest'Italia può e deve passare il turno contro l'Austria, quindi ovviamente umiltà, determinazione, concentrati, però è un ottimo accoppiamento per noi. Il Belgio passa il turno con il primo posto nel gruppo B lo potremmo trovare ai quarti di finale qualora passassimo sia noi che la squadra di Lukaku. Da vedere la terza che sarà accoppiata con il Belgio. Potrebbe anche essere la terza del gruppo di Portogallo, Francia e Germania. Quindi un ottavo di certo non banale, però ancora non è sicuro nulla. Ma soprattutto fa notizia la qualificazione della Danimarca, che con un 4-1 alla Russia agguanta un secondo posto ormai insperato, perché veramente fino a un quarto d'ora dal termine la Finlandia teneva 0-0 contro il Belgio ed era seconda a 4 punti. Invece la Danimarca con questa vittoria e il Belgio che ha battuto la Finlandia è riuscita la Danimarca a qualificarsi come seconda e la Finlandia al momento terza con 3 punti, un gol fatto e 3 subiti, quindi molto difficile anche rientrare tra le 4 migliori terze, quindi Finlandia quasi eliminata. Siamo contenti per la squadra di Eriksen, ovviamente, penso che un po' tutti facevano il tifo oggi per la Danimarca, hanno veramente regalato una bella gioia al suo compagno di squadra, al loro compagno di squadra e insomma, una parentesi umana. Un risvolto positivo di questo europeo della Danimarca. Per fortuna sta volgendo tutto in meglio per Christian Eriksen. Per noi approfondiamo un attimino quest'Austria. L'Austria, squadra bonina, sicuramente qualche buon giocatore come Alaba, soprattutto come Sabitzer, come Lainer, Arnautovic, anche se non è un killer d'area di rigore, sicuramente un buon giocatore. Però nel complesso non vediamo grossi valori tecnici, vediamo tanta corsa oggi, veramente sì, tanto pressing. Questo di certo potrebbe essere un problema per l'Italia, però comunque non possiamo e non dobbiamo temere una squadra abbastanza inferiore a noi. L'Italia ha avuto anche la possibilità di poter far riposare praticamente tutti i titolari, e questa è una cosa da non sottovalutare in un torneo con partite molto ravvicinate. Un fattore molto molto importante, quindi i vari Bonucci, poi sono usciti a fine uscito fino al primo tempo, Di Lorenzo, Spinazzola, Barella, veramente tanti tanti titolari si sono riposati, Immobile, Berardi, Insigne, insomma, e potranno affrontare sabato alle ore 21 a Wembley questo ottavo di finale con l'Austria. Al top della condizione, riposati, pienamente preparati, insomma, anche uno stacco mentale può servire ai giocatori in un torneo così, con tante partite, qualche giorno, un attimo di riposo mentale per poi rituffarsi a bomba sull'impegno ormai imminente per l'Italia fra 5 giorni. Italia-Austria si giocherà a Wembley sabato ore 21, importantissimo, ovviamente. Poco, poco da dire. Galles-Danimarca, invece la Danimarca beccherà il Galles, ottimo sorteggio, ottimo accoppiamento per la Danimarca, e da eliminata andrà a affrontare questo ottavo di finale, probabilmente anche da favorita, perché la Danimarca più o meno è del livello del Galles, se non qualcosina di più. Buona squadra, buoni giocatori, squadra molto molto interessante, che col Belgio avrebbe meritato probabilmente di vincere. Con la Finlandia è stata una gara talmente particolare che è ingiudicabile. Quindi, questo europeo sta entrando veramente nel vivo, tanti calcoli per le terze, insomma,
Bello, bello, le manifestazioni delle nazionali sono veramente tutte molto emozionanti. Poi quando l'Italia va avanti, ovviamente la seguiamo ancora con più passione e più adrenalina addosso. Domani, ovviamente, altri video sull'europeo, sempre presenti. Iscrivetevi al canale, condividete il video, mettete like, commentate qua sotto, fateci sapere cosa pensate di questo Italia-Austria che ci aspetta. Buonanotte a tutti e ci sentiamo presto. Ciao amici!